Che ci fa a Bari Mario Marenco? Sono venuto per strazzare lo scudetto dalle maglie del Verona, ex campione d'Italia, e per appiccicarlo, per i nombaresi, sulla maglia di quella tra le due, dello spareggio che avrà luogo tra breve tra i giallorossi ed i bianconeri. Pasquale! L'inviato del presidente Viola fa sul serio, va a strappare lo scudetto dalla maglia del Verona. Naturalmente, per non correre rischi, comincia dal più piccolo. Bari e Verona, squadre fra le più deluse del campionato, basta dare un'occhiata ai volti dei due tecnici per rendersene conto, danno vita ad un incontro piacevole. Soprattutto il Bari lotta con grande orgoglio, la matematica ancora non lo condanna e non si arrende. Il Verona si limita a controllare le mosse dell'avversario. Di Gennaro si concede a rate, i due motori Brigel ed Elkier accusano noie al carburatore. Un bel guaio visto che per il Verona è subito salita. Cavasin chiede il permesso a Galderisi e bussa al centro per un suo compagno. Risponde invece Di Gennaro. In porta non c'è Giuliani, ma neanche Spuri può farci nulla. La reazione non è da campioni, ma nemmeno da ex. Non ha poi tutti i torti Bagnoli. Pellicano entra in servizio soltanto al 40esimo, impegnato da Sacchetti. Finisce il primo tempo, c'è chi si sintonizza sulla lunghezza d'onda della speranza. Intanto il Bari pensa ai fatti suoi. Dopo 4 minuti realizza Detrizio per il Verona e il colpo del KO. A Pisa la Roma vince, perché non credere ai miracoli? Uno si avvera, mai fatti 3 gol in questo campionato. La conclusione disclosa è irraggiungibile, la salvezza chissà. Siamo al 18esimo, 3 gol sono tanti, ma finalmente il Verona si scuote. Ritrova Elkier, Pellicano è bravo, poi segna con Verza. L'ultima emozione potrebbe darla Cowens, ma Spuri capisce l'inglese e traduce 3-1.